C'è una telefonata. Pronto, chi è? Pronto? Pronto? Una donna. Chi è? Pronto? Pronto? Chi è? Sì, io sono io, voi? Chi è? Ho sbagliato numero? Ambra! Ciao. Ma aspetta, è un'imitatrice? Non so nulla. Non sei un'imitatrice? No, non so, a me hanno dato il tuo numero, mi hanno detto anche a casa di Laura Pelli, possibile? Casa mia? Ma Ambra, sei tu davvero? Sì. E come facciamo? No, oppure no, se non vuoi no, sono un'altra. Dimmi tu. No, no, è lei. Ma è la lei. Voce mi sembra lei. Salutiamo, ciao Ambra, scusa, ma qui... Un bacio! Guarda, non so se ci... Sei una TV davanti. Ma ciao! Ambra, ti ricordi? No, allora, io stavo... cioè, sono in Slovenia per girare una serie televisiva e mi state facendo compagnia perché oggi sono a riposo. Proprio oggi ti sei riposata. Sempre, la Balivo lo sa, entra la mia Preppi e ho detto ok, è il mio pomeriggio e mi sono messa proprio serena a guardarmi. In più ho visto la mia foto, tra l'altro grazie di quella foto di M che avete scelto, ma non importa. Io... Grande. Evidentemente era gratis, sono le pepe. Ma davvero stupenda, guarda, veramente, ma io mi chiedo come uno può essere così bella e lavorare così tanto. Scusami Ambra, ma tu hai visto anche Italieni, quindi il vostro programma cult andato in onda su Rai 1 in macchina? Sapevi che poi alla fine è andato in onda? Mi piace molto la tua sagace ironia, allora io mentre voi... Lo stiamo anche rivedendo, Ambra, così. Ambra, facciamolo adesso, Ambra. Ti prego, ma che ci aveva appunto? Che aveva? Ma che ne so, ma non è, io non sono io quella, dai, ma non ho un'altra faccia. Laura, noi non un'altra faccia. Eravamo di no, eravamo lì. E il vento? No, beh, sì, eravamo in macchina, poi eravamo piccole, eravamo anche un po', no? Belle rotondine, no? Dai, carine, però. Ma io non mi ricordavo di queste abbuffate pazzesche. Io mi ricordo di questo programma, che tra l'altro ho cercato su Wikipedia mentre voi ne parlavate, non c'è neanche lì. Ambra, secondo me... Esiste. Guarda, non lo sapevamo, cioè nel 2000 non può essere andato in onda. Io non sento. Allora senti Ambra, allora, visto che c'è la pubblicità, resta in linea, tanto sei a riposo, quindi 3 minuti al telefono puoi stare? Cioè sopporti un altro po'. Visto che c'è niente da fare, almeno brava. Io ti ringrazio sopportaci, tanto, sopportaci. Tra pochissimo restate su Rai 1. Con Laura Freddi, Ambra e voi. Mai, non me lo sarei mai aspettato. Li abbiamo riunito dal 2000. Bentornati a Vieni da me, sono le 15:11. In mia compagnia c'è Laura Freddi con le nostre emoticon e attenzione, abbiamo prima parlato di Ambra che ci stava guardando da casa e ha chiamato in regia, solo lei può farlo, dalla Slovenia dove sta girando la fiction. Veramente Ambra, mi hai sorpreso. Ma è ancora in linea, sì, perché ho detto di aspettare. Ambra? No, no, io sono qua perché nel frattempo ho fatto una ricerca sugli Italieni. Brava. Rivediamo Italieni, programma cult del 2000. E che hai scoperto? No, no, ti, guarda, tu sei veramente una mia cara amica ormai, lo so già, anche se tu non lo sai, te lo dico io. E Italieni, la prima cosa che esce fuori su Wikipedia è Italieni rappresenta un gruppo ethnic Romania. Quindi noi non siamo proprio neanche... Romania. Non c'è traccia. Ricordate. Ma infatti come mai voi avete questa cosa? Me lo dovete dire, come avete fatto? Però è andata in onda il 25 maggio del 2000. Ah, ma tu l'hai vista? L'avevi vista? Ma chi sei matta? Ma no. Ma manco io però! Ambra, mi hanno aggiunto adesso che è andato in onda di notte. Adesso cambia tutto. Noi di notte. Chi è colpa? Di Margullo. Ambra, ma quando vieni da me? Ambra, vieni da me. Dai, appena ti fermi a Roma vieni. Non solo ci vengo, ma vengo a cantare perché lo so che il tuo problema è che io canti da appartengo, per cui io prima della fine del
la mia carriera, verrò da te e canterò a far te, ok? Però scusa, no, no, Ambra. Scusate però, quel giorno non mettete in scaletta che viene Ambra, perché io non mi presento dall'emozione, no, ve lo dico. Vengo pure io, no, perché mi devo prendere il caffè. Abbiamo il caffè Borbone, quindi. Che ti ho chiesto per risalutarti. Ecco, vengo pure io. Bellissima, sei una meraviglia della natura, io sono solo felice di averti ritrovata, quindi oggi ho trovato due amiche, una per la quale devo cantare, ti appartengo, l'altra con la quale devo bere un caffè, io sono già felice. Grazie ragazze. Grazie a te Ambra, davvero. Ciao, grazie. Grazie ancora. Che giornata. Vero? Sono partita già con Giovanni Minoli, che non era facile. No, assolutamente no, infatti sei stata bravissima. Poi è stato carino, si è raccontato. Molto. Poi Ambra che chiama. La chiudiamo qui. No, perché? Andiamo avanti perché è piacevole. Cioè, vero? Facciamo in tempo. Allora, Enzo Di Caro. Che... Allora, ti vergognavi di dargli un bacio? Ah no, alla fine lui ha aspettato non so quanto tempo. Era per fiction. La regista che era Rossella Izzo, quindi anche lei che mi diceva, dai Laura, su, non è niente, è un bacio, finto. Ce la puoi fare, Laura. Alla fine è andato questo bacio e poi è stato fortunato a Amendola, perché lui l'ha baciato molto meglio. Ai Cesaroni, quindi vediamo un attimo come posso... Dov'è? Non lo trovo. Eccolo, Enzo! Un bacio. Hai imparato a dare i baci, Enzo, tranquillo. Prossimo personaggio, il tuo ex storico. Non posso non fartelo commentare, Paolo Bonolis. No, c'è una luce secondo me che si è fulminata. No, no, guarda, le luci sono a posto. Allora, io amo parlare poco di Paolo proprio perché ci rispettiamo, lui altrettanto, non è uno che parla di me. La nostra è stata una storia bella, vera, ci siamo voluti tanto bene. Anche il pubblico si è molto affezionato alla coppia. Tanto è vero che a volte io giro per strada, incontro le vecchiette e mi dicono: ma tu sei la moglie di Bonolis? E dico: guardi signora, è passato tanto tempo. Io ho un altro marito. Adesso tutto è cambiato, però qualcosina, gli dico, c'è stata. E quindi parlerò poco di Paolo, però devo dire che... Paolo, vado subito alla paletta, c'è qualche cosa da vedere? Non c'è niente da vedere. C'è qualcosa da vedere? Non c'è nulla. Ecco, quindi che devo fare? Ci sono foto insieme, di vostre. Che faccio? Ci sono foto di lui e la Freddy e Tempi. Quanto tempo siete stati insieme? Beh, allora, io avevo 19 anni, lui, vedi i numeri che tornano, lui un po' più di me, 11 anni più di me, però insomma siamo stati insieme 5 anni e mezzo. Ma tanto? Ma tanto, sì, tanto e... Purtroppo non ci siamo incontrati con i tempi, ero giovanissima, lui aveva qualche problema precedente con il suo matrimonio, insomma, in America, quindi già dei bambini piccoli, e io volevo invece questo matrimonio e dei figli. Cioè, te lo volevi sposare? No, me lo. Non è che apparteneva a me. Diciamo che mi sarebbe piaciuto andare avanti nel progetto di vita insieme. Certo, però in queste foto siete proprio due, sembrate, i protagonisti... Sai, di Friends, di Willy e Grace. Però la cosa bella è stata che... Di quei telefilm americani, proprio. Quando ci siamo incontrati in un'occasione, in un evento sportivo, io ero incinta, Paolo mi è venuto incontro, mi ha messo la mano sulla pancia. Siamo amiche anche con Sonia, quindi non c'è più la famosa gelosia di un tempo. Assolutamente tutto passato e ora siamo tranquillamente... Non dico amici perché non ci frequentiamo, vabbè, non ci vite diverse. Però lui ha visto anche la mia bimba, insomma, voglio sempre bene a Paolo. E che emoticon gli diamo? Due. Perché quando come lavora... due? No, perché abbiamo lavorato insieme, no? Quando eravamo più piccoli. E lui, devo dire che sulla scena era, nella vita, abbastanza affascinante, per me lo era, ma a volte insopportabile. No, aspetta, c'è un motivo. Perché non mi faceva mai parlare! No! Poco. Ma tu poi glielo dicevi a casa? Ma certo, litigavamo a casa col copione, lui cancellava la battuta mia, cancellava la battuta mia, cancellava la battuta mia, io ero piccola ovviamente e rimanevo certamente inesperta. Non lo faceva per proteggerti, secondo me. E lui non aveva voglia però che io facessi questo mestiere, non voleva, non era contento e quindi lo posso capire, lo potevo capire. Allora Laura, qui abbiamo tanti altri personaggi da commentare. Ritorno! Devi tornare. Quando c'è Ambra che canta ti appartengo. No dai, torna prima. Ma perché Ambra fa il giro del mondo, i figli, vabbè, cose. Quindi torna.